Benvenuti, benvenuti a chi ci sta guardando e bentornato a Pablo Dors che è di nuovo con noi a Torino Spiritualità. Ricorderete, venne a trovarci l'anno scorso in occasione dell'edizione dedicata al tema della notte, ad Infinita Notte. E in quell'occasione Pablo Dors fu presente con noi al Circolo, quest'anno invece ci viene a trovare in formato virtuale. Però insomma tuttavia presente, quindi grazie molte Pablo Dors per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi, per me sapete che è una grande allegria, un grande piacere stare di nuovo con tutti voi. Scusate il mio italiano che insomma non è perfetto, ma mi auguro che potete più o meno capire quello che vorrei trasmettervi, no? Così farà bellissima figura il mio italiano, quindi grazie. Dunque, Pablo Dors, scrittore, sacerdote, Subito viaggiatore. che è buono che ci siano certe imperfezioni nella pronuncia o nella padronanza della lingua, perché così si attira più l'attenzione delle persone. Allora, se un modo di parlare così diretto, chiaro, non attira tanto come quando ci sono certe imperfezioni, no? E questo ci serve per la vita stessa pure, no? Sono molto più interessanti le biografie un po' imperfette, o addirittura molto imperfette, che quelle che sono così apparentemente limpide, no? È vero, questo è verissimo. Gli inciampi rendono sempre tutto un po' Diciamo più la bellezza interessante. dell'imperfezione, no? E anche nel respiro, poi è un po' così, avremmo modo anche di parlarne. Dunque, chi è Pablo Dors? Beh, insomma, sacerdote, scrittore, viaggiatore, cercatore, amante del deserto. Questo mi interessa particolarmente perché amante del deserto, quello fisico, quello concreto, ma anche quello che incontriamo nel raccoglimento. Io ho conosciuto Pablo Dors attraverso il suo libro forse più famoso, che è Biografia del Silenzio, che in Italia è uscito per l'editore Vita e Pensiero. L'ho amato moltissimo, poi ho letto gli altri libri che ha scritto, almeno quelli usciti in italiano, e ho potuto constatare come il tema del silenzio, che lì in Biografia del Silenzio, naturalmente, insomma, il titolo già lo denuncia chiaramente, era il nucleo fondante, ma il tema del silenzio attraversa tutti i libri di Pablo Dors. E noi oggi vorremmo parlare con lui proprio di questo, del silenzio e in particolare del silenzio in relazione al respiro. Il respiro è il tema cardine della riflessione di quest'anno. E credo, insomma, che ci sia una relazione forte tra il respiro e il silenzio. E credo che chi, come Pablo Dors, ha una confidenza molto profonda con la dimensione interiore, con la meditazione, sicuramente ci può aiutare a illuminare questa relazione. Quindi da subito domando a Pablo, effettivamente, come si può configurare questo rapporto tra silenzio e respiro? Prima di rispondere a questa domanda, quando mi hai presentato come scrittore, prete, insomma tante cose, viaggiatore, non hai detto la cosa più importante. La cosa più importante è che io sono soprattutto un discepolo. Veramente, questo è quello che mi definisce di più, no? E che cosa è un discepolo? Uno che segue una disciplina. Cioè, io sono quello che sono grazie a che ho avuto la fortuna di avere grandi maestri. Che continuo a avere un rapporto con loro di grande venerazione e grande rispetto, no? E proprio perché sono un discepolo, ho fondato 7 anni fa adesso una scuola di discepoli, si chiama La Rete Amici del Deserto, e questo adesso è il mio lavoro. E insomma, è una scuola di ascolto, proprio di meditazione, proprio di silenzio. Adesso già posso tentare di rispondere a questa domanda che è bellissima, no? Cioè, il rapporto tra il silenzio e il respiro, no? Prima cosa che direi è che il silenzio non ha da fare così strettamente come di solito si pensa con il mondo del suono. Non è che il silenzio sia assenza di suoni, ma è assenza di ego, che è una cosa molto diversa, no? E più che assenza di suoni è l'ascolto dei suoni del mondo, dei suoni della realtà. No? Perché altrimenti si costruisce un mito sul silenzio, no? E allora questo no, non ci serve, anzi ci distrugge di più, come tutti gli altri miti, no? Prima cosa, no? Dopo, seconda cosa, come entriamo nei suoni del mondo, che di solito chiamiamo silenzio, no? Mediante la coscienza, mediante la, non più con la coscienza, direi, mediante l'attenzione, no?
e come si presta attenzione, non so se si dice presta in italiano, come si dà attenzione, no? Come si offre l'attenzione? Mediante il respiro. Questo è il rapporto, no? Allora, tu non puoi attendere, ad esempio, non so, un punto del tuo corpo, ad esempio il cuore, se non fai se non invii, spedisci, no? Per così dire, il tuo respiro al tuo cuore. Allora, che cosa è attendere? Attendere è proiettare il respiro, lì dove vuoi stare attenti, no? Allora, questo è il rapporto che esiste tra respiro e silenzio, che il respiro è il modo di entrare nel mondo del silenzio, no? E questo è quello che, questa pratica è quello che chiamiamo meditazione, così per dirlo in modo molto semplice e molto rapido, no? Quindi è un po' l'ultimo gradino, insomma, il respiro prima del silenzio, no? Nella meditazione in effetti accade che poi il corpo si fa respiro e poi il respiro scivola in una dimensione di silenzio. Il corpo, cioè il respiro è il modo di entrare, il respiro cosciente, no? Il respiro cosciente, non inconscio, no? Il respiro cosciente è il modo di entrare nella dinamica del mondo. E qual è la dinamica del mondo? La dinamica del mondo è quella del dare e del ricevere. Allora, respirare che cosa è? Respirare è ispirare e espirare, no? L'espirazione, la ispirazione. Allora, quando tu fai questo coscientemente, entri in quella dinamica, non soltanto biologica, ma spirituale, per eccellenza, che è quella di accogliere e donare, no? Entrare in questa circolarità virtuosa, no? Per questo meditare, cioè respirare coscientemente, ci connetta. Ci connetta perché la dinamica della vita è quella del ricevere e dare, no? E qui possiamo forse puntare al nostro problema fondamentale, è che vogliamo sempre espirare, ma non vogliamo quasi mai inspirare, cioè il nostro problema è di saper ricevere, no? Questa è la cosa, ma forse un'altra domanda viene questa questione, no? Sì, no, questo è molto interessante. Noi, tra l'altro, nel trattare il respiro quest'anno volevamo porre l'accento anche sul fatto di immaginarci come delle sorte di membrane respiratorie noi stessi, nel senso che noi inspiriamo e accogliamo il mondo dentro di noi e poi in qualche modo lo restituiamo in una forma elaborata, che è la forma dei pensieri, delle visioni, delle intuizioni. Per quello che tu dicevi su questo doppio movimento del respiro, che è un po' speculare al movimento della vita, mi interessa anche in un'altra maniera, che è un'altra dinamica, quella tra, come dire, tra lo sforzo e la resa. Nel senso che noi spesso inspiriamo quando ci stiamo per disporre a compiere qualcosa di impegnativo, quando ci stiamo per competere, quando dobbiamo competere per prendere qualcosa. Allora si inspira per darsi forza. E invece poi l'espirazione è il lasciare andare l'aria, no? Fare il vuoto, disporsi ad accogliere, quindi è la resa. Io volevo domandarti se tra queste due dimensioni dello sforzo che vuole accaparrare e la resa che vuole lasciare andare, tu sei riuscito attraverso la meditazione, il silenzio, la scrittura, a trovare un tuo personale equilibrio? L'equilibrio che c'è tra l'ispirazione e l'espirazione è proprio il silenzio, cioè il vuoto che si crea tra un momento di ispirare e l'altro momento di espirare, no? Di fatto c'è una pratica spirituale cristiana di recitare il mantra del padre all'ispirare, figlio al espirare, e poi in quell'attimino di silenzio, spirito di amore, no? O silenzio di amore, no? Questo vuoto è quello che fa che quel movimento di andata e ritorno abbia senso, no? Questa domanda che mi fai è interessantissima, no? Perché io di solito faccio una differenza tra l'intellettuale e il saggio, no? L'intellettuale è quello che vuole penetrare nella realtà per capirla, no? Cioè, c'è una impronta, diciamo, attiva, no? Invece il saggio è quello che permette che la realtà entri in lui. Allora non è tanto attivo, ma più passivo, no? E la questione per me è che la nostra azione, il nostro dare, il nostro espirare ha senso, compie il suo senso nella misura in cui è risposta a prima ricevere.
altrimenti è attivismo, no? È sempre stare facendo cose, no? Invece, se tu hai ispirato, per forza devi dare, no? Ma che devi dare? Quello che hai ricevuto, no? Il problema è che vogliamo dare, vogliamo... Questo capovolge un po' l'impostazione che tu fai, no? Perché tu parli di resa proprio nel dare, no? Magari fossero i nostri dari, fossero rese, no? Ma tante volte i nostri dari sono autoaffermativi e vogliamo avere certo potere o padronanza sulle cose, no? Imporci in qualche modo, no? Invece è molto più difficile, per non dire quasi strutturalmente impossibile, essere autoaffirmativo nel ricevere, no? La meditazione, la contemplazione è un ricevere. È un ricevere, per questo è un'attività strutturalmente umile, no? Per questo, tra questo binomio che sicuramente parleremo di silenzio e parola, la priorità, la parte migliore che dice il Vangelo, è il silenzio, è la contemplazione, no? Cioè, la parte prima è Dio, dopo viene l'uomo, dopo viene il fare dell'uomo, no? Questa è una cosa che dimentichiamo e che ci dà un orizzonte completamente nuovo a questa questione, no? Questa cosa che tu hai detto sul lasciarsi andare, che spesso è che sul dare come autoaffermazione anche, mi ha fatto pensare a un tuo libro che anche mi ha colpito molto, che è Sendino Muore. È un libro in cui tu racconti la storia della dottoressa Africa Sendino, storia vera, la storia della sua malattia, degli ultimi giorni della sua malattia, lei aveva un tumore. E tu, in qualità di cappellano dell'ospedale, le sei stato accanto, hai raccolto le sue memorie e, seguendo il suo desiderio, hai scritto un libro che narra questa storia. Nell'esergo del libro c'è una frase bellissima che tu hai riportato, detta da Sendino, dove lei dice che lasciarsi aiutare sta a un livello spirituale più alto del semplice aiutare. Mi sembra che questo abbia molto a che fare con quello che tu dicevi prima. Esattamente, sì, completamente, no? Perché è molto difficile un'azione che non sia prometeica, no? L'azione praticamente di forma necessaria deriva naturalmente, necessariamente, in attivismo, no? O sea, l'attivismo che significa? Significa due cose: sfuggire della realtà mediante l'azione, e significa pensare che il mondo dipende di te. Cioè, per questo fai tante cose, perché pensi che tu devi in qualche modo solventare o risolvere i problemi del mondo, no? Invece tu non devi risolvere i problemi del mondo, questa è la questione. Tante volte il fatto di voler risolvere le cose è quello che ci perde, è quello che ci perde, perché quello che risolve il problema del mondo è lo spirito. Certamente non senza di te, no? Ma non con le tue azioni, ma con le altre. Cioè, non si tratta di fare tante cose, ma si tratta di fare le cose che bisogna fare, no? Questo, se questo imparassimo questo, sarebbe un mondo nuovo realmente, no? E come mai non lo impariamo? Non lo impariamo perché abbiamo fatto un mito del pensiero e un mito dell'azione. Cioè, davanti al pensiero c'è pure la contemplazione, bisogna c'è spazio, no? E davanti all'azione c'è pure la passione, alla quale non lasciamo mai nessun spazio, no? Che significa passione? Passione significa due cose: ricevere, cioè passività, saper ricevere, sapere che le cose ci tocchino e ci stigmatizzino, ci facciano del male, e per questo patire pure, non soltanto passività, ma patire, no? Cioè, il mondo non si risolve soltanto con pensieri e con azioni, come pensiamo, di solito, ma il mondo si risolve pure mediante lo sguardo e mediante il patimento o la passività, no? Questo, dire questo, è una bomba, perché nessuno lo crede, ma se veramente noi non pensiamo che soffrendo si può migliorare il mondo, allora possiamo prescindere di tutti quelli che stanno nell'ospedale soffrendo, perché non servono a nulla. Questo è il dramma, questo è il punto, no? Questo è un punto enorme, enorme, importantissimo, no? Allora, per questo io dico, la riflessione ha il suo luogo, no? Ma entriamo pure nella pura percezione. Cioè, non giudichiamo e mettiamoci in moto subito, ma lasciamo tempo e spazio per percepire, no? Perché la percezione è la porta della contemplazione, no? E per contemplare bisogna
ammutire, non so se c'è così, cioè fare silenzio dei nostri pensieri, no? Che non ci colonizzano permanentemente. Sta bene pensare, ma non sempre. Tu immagina una persona che sempre sta mangiando, sempre. È insostenibile, no? Una persona che sempre sta pensando è pure insostenibile. È questo che ci capita. Siamo insostenibili, perché siamo sempre con questo parloteo interiore, no? Sì, sì, è vero, che non tace mai. Tra l'altro mi è fatto venire in mente con questa cosa, dove dicevi del mangiare, c'è un aforisma di Kafka che è molto bello, dove lui dice che non è nemmeno necessario uscire di casa, no? Basta sedersi al proprio tavolo e ascoltare. Poi dice, ma no, in realtà non c'è nemmeno bisogno di ascoltare, basta che tu stia lì e aspetti. Ma guarda, forse non c'è nemmeno bisogno di aspettare, devi solo restare in perfetta solitudine e in perfetto silenzio, e sarà il mondo che si smaschera davanti a te. Secondo te questa descrizione rende un po' l'idea della meditazione? Cioè anche la meditazione è un modo, e il respiro meditante è un modo per far sì che il mondo si smascheri da solo? Sì, no, soprattutto il tuo mondo interiore, no? Cioè quello che capita quando uno fa silenzio è che il suo mondo interiore viene fuori in un modo selvaggio. Questo è bestiale, e per questo abbiamo così paura, no? Perché veramente non ci conosciamo affatto per niente, abbiamo lì tantissime cose che non controlliamo, e quando questo viene fuori ci fa sentire male. Allora, per questo i padri del deserto, ad esempio, o il padre Esikasti, no? La tradizione orientale della meditazione silenziosa, parlano della lotta, della lotta interiore, no? Perché cioè, per arrivare a questa pace, a questa integrazione, a questa... cioè, il cammino è lungo, no? E non facile, no? Perché è lungo? Perché abbiamo bisogno di attraversare prima la dispersione e la protezione che abbiamo costruito perché abbiamo paura, no? E rompere quel envoltorio, non è facile, no? E dopo, perché ci tocca attraversare il nostro territorio umbrio, no? Scuro, voglio dire, no? Delle ombre, le ombre, no? Le ombre è un modo di parlare metaforicamente delle cose che non vanno bene, che noi abbiamo buttato all'inconscio, e che quando facciamo silenzio piano piano vengono fuori, no? E questo è quello che bisogna guardare amorosamente, no? per superare, per attraversarlo, per redimerlo, sarebbe la parola, no? Allora, questo fa della meditazione una vera avventura, un'avventura come io non conosco un'altra, no? La mia, cioè, io penso che abbiamo una conoscenza molto molto superficiale di noi stessi in genere, no? Che non siamo abituati a convivere con la nostra contraddittorietà, con il nostro paradosso, con la nostra polarità, no? Io di solito sempre dico, l'anima umana è poliedrica. Vi dico, tu sei cristiano, ma magari io fosse cristiano, sono cristiano, ma sono pure un pagano, sono pure un po' ateo, sono pure un po' buddista, sono tante cose, no? Cioè, allora, la spiritualità, no? il cammino della meditazione, il cammino del silenzio, il cammino dell'interiorità serve per creare un po' di armonia in tutti questi personaggi che abbiamo dentro. Noi vogliamo essere una sola cosa, ma una sola cosa non siamo, siamo plurali, no? Per questo la unità è bella, no? Perché è conformazione della pluralità, no? Per questo la mano, il vostro simbolo di scritto in Torino, è una mano, ma sono cinque dite, no? Sono cinque dite, questo è quello che è la pluralità in una mano, no? Cioè, poi la mano è un simbolo bellissimo, perché è il simbolo del dare, ma pure del ricevere, no? Di fatto la meditazione cristiana si fa di solito con le mani unite, all'altezza del cuore, no? Allora le mani sono il simbolo del ricevere e del dare, no? Tutta la saggezza è accogliere e offrire. Senti, la tua passione per il deserto, che è un luogo di accoglienza e offerta, nel senso che è talmente sconfinato che tutto può entrarvi, tutto può uscirvi. Tu hai scritto anche sul deserto, prima hai raccontato degli amici del deserto, insomma, con i quali ti trovi anche a fare i discepoli insieme. Secondo te il deserto è in qualche modo un luogo di nascita? Cioè, noi, insomma, la nostra prima nascita è contenuti nell'utero materno, no? Al chiuso, protetti. Il deserto è proprio l'opposto in questo senso, perché non ti contiene per quanto è sconfinato, e però proprio per questa stessa ragione può essere il luogo
della seconda nascita, di quella che Gesù chiama il nascere dall'alto. Senz'altro. Io di solito dico che il silenzio, il deserto è il nome cristiano del silenzio. Cioè che quando i cristiani parliamo di silenzio, stiamo parlando di deserto. No? Il vantaggio del deserto sul silenzio è che il deserto è un'immagine, cioè puoi vederlo, puoi immaginarlo. No? Il deserto è tu subito pensi in un'immagine di un deserto, no? Mentre il silenzio è un concetto. Il concetto non lo vedi, no? Lo pensi. Cioè i concetti sono per la mente, invece le immagini sono per il cuore, sono per l'anima. No? E il deserto è una metafora dell'interiorità. Una metafora dell'interiorità, no? Vuol dire che perché è una metafora dell'interiorità? Perché quando noi entriamo a fare sul serio l'avventura del silenzio, se non facciamo sul serio no, ma se facciamo sul serio, quello che scopriamo è che noi siamo spaziosità, è che noi siamo deserto. Non è che bisogna andare al deserto, ma che noi siamo deserto, siamo spazi vuoto. No? O sea, che significa spazi vuoto? Significa estasi delle possibilità. Cioè che lì può capitare qualsiasi cosa. Cioè, immagina una messa in scena, un teatro, no? Dove vengono fuori lì personaggi, no? E così è la nostra mente, no? Con tanti personaggi, ma quando l'opera di teatro finisce, i personaggi vanno fuori, ma lì rimane il teatro, no? Cioè, lo stesso capita con la nostra mente, no? Quando i rumori vanno via, ma la mente rimane lì, no? Cioè, allora che cosa è quello, no? Quello è un deserto, quello è un deserto, no? E poi direi che lo stesso che il popolo ebreo, no, è riuscito a acquistare la sua identità attraversando il deserto, nascendo di nuovo, come tu dicevi, nascendo di nuovo, no? Perché bisognerebbe nascere di nuovo molte volte. La maggioranza di noi nasciamo una, magari due, i più... i più illuminati 3-4 volte, però bisognerebbe nascere sempre, no? Cioè, rinascere, perché veramente il bello della vita è che non soltanto ogni giorno, ma ogni secondo è completamente nuovo, è una creazione ex novo, cioè questo che sta capitando, cioè, essere cosciente di questo è quello che ti fa vivere, non dico con pienezza, ma con decenza, con allegria, no? Con una certa tranquillità di animo, no? Il deserto, volevo dire, a fare questo argomento, no? Ha aiutato il popolo ebreo a acquistare la loro coscienza, a sapere che sono un popolo. E io penso che noi europei abbiamo bisogno di attraversare di nuovo il deserto. Il deserto è il nostro paesaggio culturale per eccellenza. Il deserto e la montagna, tutte e due, no? Il deserto di purificazione, quello che tu dicevi di nascere di nuovo. Purificare vuol dire svuotarsi di tutto quanto non ci serve. È un peso, è una carica. Abbiamo troppe cariche, questo ci impedisce essere, no? Siamo stati ingannati per l'avere, per il potere, per il piacere, per tante cose che sono succedani, no? E invece il deserto ci porta all'essere, no? E poi la montagna, già non è la purificazione, ma la illuminazione, no? Ma questo lasciamo a quelli che stanno così avanti, no? Che non, certo, devono purificare più. È un ascendere. Senti, ma secondo te i mesi vissuti di isolamento sono stati in qualche modo un deserto che poteva avere quella stessa funzione o ci stiamo illudendo di... Per la maggioranza non è stato un deserto veramente, perché ci sono tantissimi stimoli per stare... trattenuti, no? In tante cose, no? Per la maggioranza persone penso di no, benché è vero che a tutti quanti in qualche modo l'ha toccato l'esperienza, no? Non l'ha lasciato completamente indifferente, no? Però per quelli che già erano nel cammino spirituale, questo confinamento certamente ci ha serviti, no? Cioè, questo cammino ci ha serviti a approfondirlo, no? Cioè, ci sono state un'occasione per guardarci dentro, no? Questo è sì, sempre ho parlato, quando mi hanno domandato in diversi mezzi qui in Spagna, ho parlato di che la vera sfida per vivere questo bene è convertire il confinamento in un ritiro. Cioè non è che sei obbligato a rimanere a casa, ma che tu volontariamente non soltanto rimani a casa, ma entri dentro la tua propria casa.
Questa è la vera avventura. Penso che la maggioranza della gente non ha fatto questo, ma un piccolo gruppo sì, e le minorie mistiche, no? Le minorie sono sempre significative, no? Perché bastano poche persone per cambiare il mondo, veramente, bastano poche persone. Cioè, se noi due, altre due più, se veramente stiamo nel nostro centro, questo può essere l'inizio di un vero cambiamento a livello globale. Eh sì, perché penso che insomma per molti di noi si sia trattato di non fare nessuna, di avere l'impressione di non fare nessuna esperienza durante quei mesi, mentre invece se uno avesse fatto esperienza del nulla, ecco, forse sarebbe stato un modo diverso di intenderlo. Volevo domandarti ancora, rispetto al in tutti i tuoi libri si sente forte il tuo respiro, anche in libri che apparentemente hanno altri soggetti. Prima citavo Sendino Muore, appunto, dove però il tuo punto di vista è quello che porta la storia. Poi pensavo all'Oblio di sé, un libro in cui tu racconti la storia di Charles de Foucault, immaginando però di essere, tu, insomma, è un diario in prima persona in cui tu sei Charles de Foucault. Biografia del silenzio e anche e altri libri ancora. Quindi c'è sempre molto il respiro della persona che sta scrivendo. D'altro canto tu vivi anche molto attraverso la meditazione la dimensione della sottrazione, dell'io che si disfa, dell'io che si fa piccolo. È un equilibrio strano, cioè è lo stesso equilibrio un po' che c'è tra silenzio e parola. È difficile tenere insieme queste due spinte, no? Un po' annullarsi e poi essere scrittore e dover imporre una propria marcia, un proprio ritmo. Silenzio e parole è un binomio bellissimo e necessario. La gente pensa che si oppongono e non è per niente così. Anzi, facciamo silenzio per ascoltare la parola. La parola non deve intendersi in senso, non so, strettamente verbale, la parola di Dio, la parola scritta della Sacra Scrittura, no, la parola è il segreto della realtà, la realtà sta fatta con parole. E il segreto del silenzio è la parola, ma il segreto della parola è il silenzio. Cosa significa questo? Significa che le parole che io sto dicendo in questo momento arrivano al cuore di quello che ci sta ascoltando grazie al silenzio. Grazie a quel fondo che è il silenzio. Allora sono i miei silenzi, tra una parola e l'altra, quello che dà un contenuto spirituale alla parola. Senza il silenzio la parola diventa... non alimenta l'anima, no? Cioè, allora questa sarebbe la prima cosa da dire, no? su questa domanda, no? Cioè che più che di silenzio parleremo di ascolto, no? Di ascolto, no? Di ascolto di questa voce. Voce è pure una metafora, no? Perché non è che sia esattamente una voce, no? Questa rivelazione, il messaggio, sentire, non so come dirlo, no? Il daimon. Sì, no? E poi quello di Charles Foucault, per me, dopo Gesù Cristo, vive Charles Foucault. Allora, perché? Perché è un uomo come neppure Gandhi o come pure Simone Weil, di cui ho parlato tante volte, no? Che sono persone di una fedeltà a se stessi sconvolgenti. No? E come mai sono riuscite a fare questo? Perché sono persone, di questo parlo in L'Oblio di sé, no? Che prima hanno ascoltato la coscienza. No? Secondo, l'hanno ubbidita. Hanno ubbidito quello che hanno ascoltato, che questo non è detto che tu ascolti e obbedisci, no? La coscienza, no? Hanno ubbidito, no? E terza virtù, non soltanto hanno ascoltato e ubbidito, ma hanno fatto di questo ascolto, di questa obbedienza, uno stile di vita, cioè sempre ascoltando e sempre obbedendo, no? a questa voce interiore, no? E per questa ragione la vita di Charles de Foucault, che è una vita di silenzio e di parola, no? È una vita totalmente inedita, totalmente nuova, che non si assomiglia a nessuno. Tu dici, a chi si assomiglia la vita di Charles de Foucault? A nessuno. Ma a che vita assomiglia la vita di Simone Weil? A nessuna vita, è una cosa, un extraterrestre, sono persone che vengono da un altro mondo. Perché? Perché sono loro stessi, perché hanno questo ascolto, no? Profondo, no? Per me, per questo sono i miei santi, no? Per così dire, no? Particolari.
Tra l'altro, essere discepolo di Charles de Foucault doveva essere ben tosta, perché ricordo di aver letto che lui diceva che per stare con lui, per seguirlo, dovevi essere disposto a farti tagliare la gola. Quindi, insomma, tu parlavi inizialmente dei maestri e dei discepoli, quella è una richiesta impegnativa. Comunque, qualsiasi radicalità di qualsiasi discepolo di Gesù sarà sempre minore a quella del maestro, no? Del maestro Gesù, no? Perché questo sì che è radicale, no? Questo sì che è radicale. Per questo sazia l'anima umana, no? Perché abbiamo bisogno di radicalità in questo senso, no? A noi non ci serve che ci dicano ti voglio bene per 2 o 3 giorni, dopo vedremo. No, vogliamo che ci dicano ti voglio bene per sempre, no? Abbiamo questa voglia di eternità, di totalità, no? Questo non è totalitarismo, è un'altra cosa, no? È che siamo fatti per Dio, però il nostro cuore non riposa fino a che non sta in Dio, no? In questa radicalità totale, no? Ti volevo domandarti ancora una cosa, perché le figure che hai citato, Charles de Foucault, Simone Weil, hai citato Gandhi, sono tutte figure che incarnano, mi sembra, alla perfezione la frase della lettera ai Corinzi di Paolo, quando dice «quando sono debole è allora che sono forte». Per noi era una frase importante quest'anno anche in relazione al respiro, perché noi abbiamo voluto trattare il respiro proprio perché ne abbiamo scoperto nei mesi passati la fragilità. Però attraverso la scoperta di questa fragilità, di questa vulnerabilità, si può trovare la maniera per reimpacchettarsi in qualche modo e restituirsi a una vitalità che si nutre anche di forza e di speranza. Quindi volevo chiederti, ecco, anche per te questa frase ha un eco forte, cioè tu ti ci ritrovi quando sono debole, allora sono forte. Lo trovo moltissimo perché la vita è fragile. La vita è fragile. Quello che definisce alla vita è proprio che è fragile, cioè che può essere uccisa, no? Allora, se noi vogliamo stare svegli, se noi vogliamo essere persone vive, per forza bisogna essere fragile, no? E il problema veramente non è la fragilità, il problema è che noi non siamo amici della fragilità, no? Che ci spaventa, no? Che tendiamo di occultarla, no? Di metterla in disparte, no? E allora, che cosa consiste la spiritualità? La spiritualità consiste in amare la fragilità. Per questo cominciava questo discorso, non inconsciamente, sulla bellezza dell'imperfezione, no? E, questi grandi santi, come tanti, come tutti quanti, alla fin fine questo è così, no? Si hanno riconciliato con la fragilità, o almeno, non so se si hanno riconciliato, ma la loro vita è stata una lotta per riconciliarsi, e che non può essere altrimenti. Io ho una esperienza spirituale molto modesta, però veramente la sfida fondamentale è questa, è accetta che sei piccolo, come dice Charles de Foucault, no? Dice, ricorda che eres pequeño, no? Ricordati che sei piccolo, no? come lema suo vitale, no? Perché ecco, no? Noi vogliamo essere forti, ed essendo forte, no? Allora lo spirito dice, va bene, se non c'è bisogno di me perché sei così forte, no? E allora invece quando, ma questo non deve capirsi in modo, non so come dire, perché si è capito molto male nella Chiesa, no? Allora bisogna come farsi piccolo nel proprio senso della parola, no? O sea, no, non si tratta, umiltà è andare in verità, diceva Teresa di Gesù, no? Andare in verità, no? Quello che non è umile è uno stupido, perché non si è guardato a se stesso. Non si è, lo contrario dell'umiltà non è la superbia, è la stupidità. È la stupidità, no? Quelli che si pensano chissà che cose non si conoscono, per questo si pensano che sono chissà che cose, no? Certamente la fragilità, l'umiltà è la porta di ingresso e la porta di uscita della vita spirituale. Non possiamo cominciare senza umiltà, e alla fine è quando siamo veramente umili, cioè terra, cioè quello che siamo, no? Terra, ma con il soffio, no? Terra innamorata, no? Terra innamorata e respiro. Pablo, senti, devo dirti che il tuo italiano non è per nulla fragile, quindi sei stato bravissimo. Io ti ringrazio veramente tanto per essere stato con noi, per essere stato a Torino Spiritualità anche quest'anno, anche in una forma diversa. Spero che ci potremo ritrovare anche negli anni prossimi, di nuovo in presenza. Quindi grazie per le riflessioni che ci hai portato, e spero di leggere presto un tuo libro nuovo. Sì, Dio volente, l'anno prossimo pubblico un nuovo libro qui
in Spagna, e non so, sicuramente non so se alla fine dell'anno o l'anno prossimo allora potrà essere pure Dio volente in Italia, no? Mi diceva un amico mio, se ti dicono parli bene, mi diceva in tedesco, no? Però serve pure per questo. Dico, parli bene il tedesco, parli bene l'italiano, allora ricordati che non lo parli bene. Parlati bene, non ti direbbero niente. Allora, vado in diretta. Era così, nell'ottica dell'errore che rende tutto più divertente. Okay. Allora, grazie ancora, Pablo. Un piacere. A presto. Molto bello stare con voi. Per me è un'allegria, sono a vostro servizio. E... Andiamo insieme il cammino. Ci rivedremo per il tuo prossimo libro, allora. Grazie. Arrivederci a tutte le persone che ci hanno ascoltato, che ci hanno guardato, e insomma, il festival prosegue. Grazie mille, arrivederci.